Appello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Vengono da una serie di partite impegnative da cui sono usciti un po' ridimensionati, per la verità. Fabio, alcune di queste statistiche sono un po' bugiarde. Del resto, quando i risultati non arrivano è facile farsi prendere dall'oscuramento. Devono venirne fuori come squadra, iniziare ad aiutarsi l'un l'altro in campo. Devono riaccendere prima di tutto la voglia di raddrizzare le cose. La partita è già cominciata. Mazzotta, molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Numero! Occhio alla... Miracolo di Vicario! Gli nega la gioia del gol, che parata! Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Simi prova con la palla lunga. Scodella in avanti. Si appoggia al portiere. Il portiere la spedisce su. Lungo passaggio in avanti. Occasione. Si oppone Figliuzzi. Ha messo alla prova il portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Marrone. Calcio di punizione per il Crotone. Palla di nuovo verso il centro. Il Crotone ha ricevuto numerose critiche dopo l'ultima. Simi! Bel tiro! Sono andati vicini al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Gerbo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Siamo ancora sullo 0-0. Scatta verso il pallone. Grande movimento nello spazio. C'è il la toglie dalla porta. Il pallone lo stanno facendo girare bene. Sono in attesa dell'occasione giusta per cogliere di sorpresa gli avversari. Greco. Qui cerca. Si oppone Figliuzzi. E anche stavolta niente di fatto, incredibile. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Ci mette una pezza. Spazza il più lontano possibile. Angella. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Riceve la palla. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Buon lancio. Cerca cross. Ottimo l'intervento che allontana. Capone. C'è la palla lunga, in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta.
Vediamo se crossa. Tenta la conclusione. Grande occasione ma palo. Spolli. Si sta giocando da mezz'ora. Marrone. Cambia gioco. E adesso prova a cambiare lato e riceve questo pallone. Riceve un pallone interessante. Scatta verso il pallone. Greco. Falcinelli. Greco. Intervento rischioso. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. Sicuri in fase di palleggio. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Può calciare. Falcinelli. Attenzione, grande chance. Falcinelli. Si oppone Figliuzzi. Libera al momento giusto. Marrone. Spolli. Ancora sullo 0-0, non sono mancate le occasioni però. Partita interessante e tutta da vedere. Prova la soluzione in fascia. Barberis è uno dei nomi più caldi di Radio Mercato. Tu che dici, Luca? Sono solo voci o c'è veramente qualcosa di concreto? Beh, Fabio, so che ci sono diversi club disposti a investire cifre importanti su di lui. E credo che facciano bene, è davvero uno dei migliori giocatori del campionato. Simi. Cerca il passaggio profondo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Intercetta il passaggio, pericolo. Pallone lungo, in verticale. E l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Fine del primo tempo. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Prova il cross in aria. Barberis. Mazzotta. Decidono di giocarla all'indietro. Barberis. Gerbo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si libera la grande. La butta in mezzo. E in otto. C'è tiro. Può essere l'episodio chiave della partita. Adesso sono in vantaggio. Preparazione perfetta. Conclusione perfetta. Manco. Grazie a questo centro ha totalizzato la sesta rete stagionale. Punteggio di 1-0 al referto. Sembra che il tè negli spogliatoi gli abbia fatto bene. Marrone dice no. Provano a ripartire da dietro. Barberis. Lungo passaggio in avanti. Traversone verso il centro. Va di testa! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ha staccato e preso bene il tempo sul pallone. Ottimo tentativo.
Lancio lungo del portiere. Gerbo. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. È la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Prova il tiro! E non trova la porta davvero per pochi centimetri. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Il compagno in buona posizione, attenzione al tiro, è decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Un errore che a questi livelli di solito non si fa, era lì a due passi dal bersaglio. È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. E passa, palla dentro di... e va a colpire di testa! E sì, trova la rete! Bel colpo di testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale, la coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. Falcinelli, ricordiamolo. Ancora energie per provare a segnare in extremis. Lotta, ma perde l'equilibrio. È fuori gioco. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Il Crotone decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Spolli. Crociata. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Marrone provano a partire in velocità a sinistra con il passaggio, cerca di sfruttare gli spazi laterali. Mazzotta, deviazione di testa, un gol di Armenteros, un gol gioiello, difficile fare meglio. È intervenuto molto bene sul cross, grande colpo di testa il suo. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Ha avuto subito un grande impatto sul colpo. Come è entrato in partita? È stato un... Si chiude tutto.